Dragoberto! Drago! Berto! È ora di svegliarti! Qui ci stanno aspettando! Sì, noi non li possiamo vedere, ma loro ci stanno guardando! Casa? Casa. Casa, edificio a uno o più piani, di dimensioni, aspetto vario, adibito ad abitazione dell'uomo. Casa, casa popolare, signorile, casa antica, vecchia, moderna, insomma, casa di cemento armato, prefabbricata. Casa. Ma sì, dove l'ho messa? La mia casa! Sì, però, figli di storie, sì. Come dice mamma, ti ha insegnato che prima di tutto bisogna presentarsi. Vero. E allora mi presento, sempre figli di storie, dalla testa ai piedi. E ho deciso oggi di presentarmi così. State ben attenti, perché dopo toccherà a voi. Siete pronti? E allora, credo di essere una tipa coraggiosa. Mi definisco una pecora fuori dal gregge. Sì, insomma, a volte un po' nera, ma mi piace. Possiedo orecchio di farfalla. Amo spiccare il volo. Vorrei poter saper fare tutto, però. Vorrei tanto che qualcuno mi rubasse il mio naso, troppo lungo per i miei gusti. Vorrei tanto possedere una fabbrica di farfalle. Il mio sogno è avere uno spazio dove poter raccontare le mie storie. Uno spazio magico. E sono convinta che la bellezza nasca dentro le cose più piccole. Briciole. Insomma, ogni tanto mi sento un po' come Alice. Alice nel paese delle meraviglie. Non mi faccio mai sfuggire un giro nel cielo. Ma mi accontento anche di un viaggio via terra. Ho un amico, si chiama Fio. La mia vita non potrebbe mai essere senza lui. La mia famiglia, beh, talvolta è uno zoo, ma mi piace un sacco. Credo nelle cose impossibili. Come ad esempio una torta nel cielo. Sono convinta che gli orsi sappiano leggere. Insomma, amo andare a pesca. A pesca di parole pescate, per caso, per naso. Per gioco, talvolta anche per finta. Sì, insomma, sono fili di storie, dalla testa ai piedi. E, insomma, avete capito qual è il primo gioco che rilancia fili di storie? Ecco, equipaggiatevi di tutto il necessario. Siete pronti? Io mi sono presentata con le parole che ho ascoltato dentro le pagine dei miei libri, vi ricordate? Le cose impossibili, la torta nel cielo, la pecora nera, vi ricordate? Ora tocca a voi bambini e anche ai grandi che hanno scelto di giocare con fili di storia. Quei grandi che, non potendo fare a meno di giocare, sono connessi e quindi siete pronti? Avete preso il retino da pesca? Sì?
Siete pronti per tuffarvi? E allora, con mamma e papà, correte e andate a caccia delle parole dentro le copertine dei vostri libri e dentro questa scatola un po' strana a cui Fili di Storie non è abituata, mandateli le vostre presentazioni. Insomma, voglio sapere se qualcuno di voi ha andato lungo come me e spera che qualcuno passi l'erba. E voglio sapere se anche qualcuno di voi ha fatto un giro nel cielo, proprio come me. Io intanto resto qui, in buona compagnia. E gioco, corro, vado, salto e rotolo insieme a loro. Sì, insomma, dovete sapere che le parole sono tipo toste, le parole. Sì, insomma, se vi dico parole che si arrampicano. Stivali, bravissimi. E se vi dico parole che si mangiano? Biscotto. Miam. E se vi dico parole che si alzano, fiore. E adesso se vi dico parole che si soffiano, vento. Sì, insomma, vento, si sa, di storie. Un'altra parola che si soffia? Fiato. Fiato. E allora aspettate che io vado a cercare la parola fiato. Fiato. Aria che fuoriesce dalla bocca e dal naso durante l'atto respiratorio. Respiro, alito, avere il fiato corto e avere il fiato cattivo. Ma io in realtà oggi ho scelto una parola in viaggio per voi. Sì? Una parola in viaggio. Sapete qual è? Bus. Gli inglesi pronunciano bus, i francesi bus, ma l'origine è latina. Ebbene sì, anche se ormai tutto il mondo chiama bus i mezzi di trasporto, ci aggiungono magari un autobus, scuola bus, minibus. L'origine, un'abbreviazione dell'antico latino. Omnibus. Omnibus, nome dato ai primi trasporti pubblici, che significa molto semplicemente per tutti. E vi dico parole in fila per due. Gatto spino, canta storie, passa tempo, cassapanca. Porta pacchi, porta lettere, batti panni. Insomma, fatemi piano forte. Un'amica l'altro giorno mi ha suggerito orso polare. Non ci avevo pensato. Vediamo un po', vediamo un po'. E se vi dico... Fanno i timidi, Laura, com'è? Fanno i timidi su questa chat, eh? Ma sì? Dai ragazzi, provate anche voi a mandare le vostre parole. E se vi dico parole con la punta? Forchetta. Sì, ma insomma io voglio sapere le vostre parole. Allora, forse qualcuno si è fatto prendere dal panico della presentazione. Non c'è bisogno della presentazione per giocare, eh? Potete anche giocare soltanto inventando le parole, come ad esempio
Parole con il becco. Batti, becco, stambecco. Qui ne stanno arrivando alcune, sono un po' in ritardo, Laura. È arrivato un salvagente, è Ok. arrivato un tritone e un campanile. Fantastico, il campanile, non ci avevo mai pensato. Richeco. Tricheco. Ma vediamo un po'. Se vi dico parole appiccicose. Si sono svegliati, Laura, si sono svegliati. Ah, ma allora facevano compagnia a Drago, Dragoberto. Si sono Guarda un po', svegliati. guarda quante caramelle, lecca lecca, Vinavil, Molto bene. supermercato. E adesso, se vi dico parole che fanno festa. Le campane. Io ci metto dentro la parola torta. C'è una torta che ci aspetta tutti quanti. Compleanno, popcorn, senti qui. Compleanno! Natale! Sì, Natale! Natale, ho qui il nostro gioco creato di Natale durante questa quarantena. Guardate un po'. Natale è una parola che sicuramente fa festa. E vediamo un po'. Sai, devo andare, mi devo tuffare per vedere tutte le parole che stanno mandando. Aspetta, che non vedo bene, Maria. Aspetta, che mi devo munire Allora, guarda, qui ti dicono brava dal di tuo fan cannocchiale. club. Brava a vedere se così le vedi. Benissimo, fragole? Oh mamma mia, sono allergica alle fragole! Vabbè. E poi, vi dico, parole che volano. Io dico mongolfiera. Uccello, nuvole. Aliante, aereo. E qualcuno qua dice uccello, dico io, l'altro dice uccello, volare, e elicottero, nessuno lo dice elicottero, aquila, aquilone, mi piace un sacco l'aquilone, palloncino, elicottero, sono arrivati due elicotteri, più il mio, tre elicotteri. Soffione, ma è bellissimo il soffione. Ma c'è qualcuno qua dietro insieme a me? Mi sa che c'è qualcuno. Ma la vedete? Sì. È la mia piccola, 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 piccola Siri di storie. Lei è la mia aiutante. La vedete? Intanto si sta tuffando. Va a pesca. Sì. Aria, usignolo. E se adesso vi dico parole che filano, io fatelo dire a me, io dico sottiletta. Zucchero filante o zucchero filato? Zucchero vero, gnam 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 gnam. E a proposito di zucchero vero, Maria, perdonami, ma a questo punto me lo chiedono e allora glielo devo dire. Siri di storie è un po' come questo personaggio dentro questo libro. Tutti giù per aria, il titolo. E a proposito di zucchero a velo e carta da zucchero, vi leggo un po' quello che è Siri di storie. Lo trovarono in piedi, sì, insomma, nel mio caso la trovarono in piedi. Nell'aia, le galline gli si ammassavano intorno, cercando di prendere il volo, ma atterrando troppo presto, tuttavia non si arrendevano e ripensavano a oltranza. I conigli gli radicchiavano le scarpe e arricciavano il naso. Assomigliava a uno spaventapasseri. Slamber. Ma senza capello di paglia. Però indossava
Le fratelle erano color carta da zucchero, come i pantaloni. E se vi dico parole che fanno rumore? Dai che qui si sbizzarriscono e hanno preso un ritmo incredibile. Parole che fanno rumore? Tuono. Tamburo. Batteria. Aspetta che... Ma dove l'ho messo il mio cannocchiale? Clacson. Bomba. Tromba. Sedie. Ecco, bello eco. Temporale, fa un po' paura. Parole che fanno rumore? Fanno tamburo, flauto, tromba. Una vera orchestra. Chitarra elettrica. Festa. Pianoforte. Pianoforte e anche una chitarra. Li sentite? Cani fuori dalla finestra fanno rumore in questo momento, vabbè. E comunque, pianoforte è anche una parola in fila per due. Pianoforte. Sì, insomma, intanto che voi giocate e cercate le parole che vi chiedo, io vi racconto un po' come è nata la mia passione per le parole. E tutto è nato il giorno in cui non mi ricordo la data in cui sono nata, come si dice, storie che gioca con le parole, però sono nata. E le parole hanno pesato meglio su di me. E così ho iniziato a giocare. E con loro ho iniziato a rotolare, suonare. Parole che si suonano? Parole che si suonano? Chitarra, molto bene. E poi con loro ho iniziato a coltivare le mie passioni. Coltivare? Parole da seme. Ma mi sa che qua dentro, prima, ho trovato questa cosa piccola, piccola. Ecco, credo che Fili di Storie sia nata proprio da una cosa molto piccola, che poi pian piano spera di diventare grande, grande, e contagiare chi ne ascolta. Il sogno più grande di Fili di Storie è progettare cose belle. E parole che si progettano? Perdonatemi, ma avendo un marito ingegnere e architetto, fatemi dire la parola ingegnere. Futuro, ponte, casa. Certo. E insomma, dicevo che Fili di Storie è nata dalle piccole cose. E ho iniziato. Tutto è iniziato, non mi ricordo il giorno in cui è iniziato, ma guardate un po' dove tutto è iniziato. È iniziato dentro la parola scuola. Insomma, il primo punto di imbarco è stata la scuola. O meglio, guardate un po' cosa ci ho messo dentro la scuola. I bambini. E poi cosa ho messo? Una maestra. E poi ho messo una maestra felice. Ma avete mai visto una maestra felice con un vestito così nero? No. E allora la maestra felice ho dato un vestito a fiori. E insomma, le ho dato anche un nome a questa maestra felice. Nome Allea. E gli ho fatto fare anche una lezione a questa maestra felice. Allora, ricapitolando, ho disegnato. Anche questo è un gioco. Sono parole disegnate. Sono partita dalla scuola.
per poi metterci dentro dei bambini, per poi metterci dentro una maestra, per poi metterci dentro una maestra felice che con tanto di vestito nero non si poteva vedere, e allora gli ho messo un vestito a fiori. E una maestra con un vestito a fiori e felice non può che chiamarsi allegra. La lezione di oggi sono le cose felici. Compito per casa? Fare un viaggio felice con mamma e papà. Sì, insomma, sapete che si può giocare anche così con le parole? Potete disegnarle. E per un pezzetto disegnarle e per un pezzetto scriverle. Ci avete mai provato? Ehi, sto parlando con voi. Posso chiamarvi Fili di Storie? Ehi, Fili di Storie! Voi, com'era la vostra maestra? Com'è la vostra maestra se siete bambini e com'era la vostra maestra se siete un po' meno bambini? Uno dice, Alice dice, le mie maestre sono felici. Ecco, buon punto d'inizio. Un'altra intanto, brava, un'altra una maestra brava. Brava. E allora, adesso, un altro gioco, sempre con le parole disegnate. Provate a farlo anche voi in questo momento, tanto è una cosa veloce da fare. Ci si scalda le mani, ci si scalda le braccia, la pancia, le gambe senza cadere, e poi ci si stiracchia, e poi ciao! È così che nascono le storie dei Fili di Storia. E allora, quando non si leggono, le storie si disegnano. E allora vi faccio vedere un'altra casa. Dentro la casa io ci ho messo le finestre, poi ho messo una porta, un comignolo che sbuffa, ho messo la mia tovaglia preferita, quella rossa a bua, con tanto di sale e di zucchero. E con il sale e lo zucchero, sapete che cosa ho fatto? Beh, la salsa di pomodoro. Per cucinare poi una buonissima pizza, per mangiarla e poi mi sono addormentata. Sì, insomma, con le parole si possono fare un sacco di cose. Ma se vi dico, se vi dicessi parole in viaggio. Voglio sapere, fili di storie, voglio sapere la vostra parola in viaggio. Treno. Come fa il treno? Ciuf, ciuf, ciuf. E la macchina? Brum, brum, brum. Qui ci vorrebbe mio marito, che con il rumore della nave, lui è bravissimo, fa sempre un... Non mi viene a me, non sono capace. Non mi viene il rumore della nave. Passeggiata. Insomma, questa è la mia storia. Io con le parole ci abito e loro mi tengono a bacchetta, sapete? Faccio ogni giorno ore e ore di allenamento. Un, due, un, due, un, due, un, due. E poi loro a volte... Difficile trovarle. Parole che si nascondono? Ehi, fili di storie! Fili! Tana! Bellissima la tana! Nascondino! Una volta arrivo! Buco! Eccola qui, un'altra storia che adoro, il buco. Insomma, qui a Fili di Storie sta venendo un po' fame. In questo momento io vorrei una parola da mangiare. Ma ancora meglio, mi mangerei volentieri un bambino. Miam.
Se vi dico... Parole che si arrotolano. La mia... No, 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 la mia è piadina. Capriola! Capriola è divertente la capriola, ma sapete che ci ha messo un sacco da bambina a imparare a fare la capriola. Non so. Girella, buona la girella. Bigodino, quello di nonna. Fagottino. E se vi dico parole che si incontrano. Chissà se a proposito del lupo di prima, oggi incontrerò un lupo. Parole che si incontrano? Amici. E fatemi andare a vedere un po', che qui le parole... Senti quante che si incontrano, amici, sguardi, amicizia, bacio. Ciao. Tu, Maria, tieni il tempo, io mi raccomando, ti lascio ancora un paio di minuti se per te va bene e poi faccio rientrare le due ragazze di prima, ok? Va benissimo, così io preparo la conclusione. E allora, Fili di Storie si prepara per salutarvi, perché vi svelo un segreto. Le parole sono parole, sì, insomma, le parole sono mie fedeli compagne di questo lungo viaggio. E però quando si ha a che fare con le parole, bisogna averne cura, come dall'inizio alla fine. E così, Fili di Storie vi vuole dire grazie per essere stati con me. E mi raccomando, seguitemi. Per ora seguitemi in maniera virtuale. Scegliete voi il mezzo da usare, se l'aereo, il treno, i piedi. Sono belli i piedi. Con i piedi si sentono le cose molto meglio, sapete? Insomma, il mio consiglio è quello di seguirmi. Con i piedi se potete, con l'aereo se amate viaggiare in alto o anche in punta di piedi. E voglio concludere ricordandovi che Fili di Storie parte dalle piccole cose. Briciole. Credo di essere nata così, dentro una piccola briciola. Chissà poi cosa ne uscirà dall'impasto. Una buona torta? Una pizza? O anche un tortellino fatto in casa? Una tagliatella? Sì, forse meglio. Fili, Fili di Storie, vi aspetta. Per ora dentro questo spazio virtuale. E appena potrò... Vi ricordate il mio sogno? Il mio sogno è avere una piccola officina. Sì, l'ho detto. Una piccola officina dove poter incontrare ognuno di voi qua a cascare i libri. La mia casa è piena di libri e non so più dove metterli. Sì, insomma, ho bisogno di uno spazio dove poter raccontare le mie storie, dove poter giocare con le mie parole. E così vi saluto, Fili di Storie, sempre dalla destra ai piedi. Oggi le ho messe le mie scarpe, quelle con le finestrelle. Ve le mostro. Mamma, perdonami, però lo devo fare. Perdonami se non sarò così ligia oggi. Sono le mie preferite, perché dentro questi buchi è un po' come guardare fuori dalle finestre. Loro sono le scarpe con cui ogni giorno, o meglio,
con cui ogni giorno vorrei raccontare le mie storie. E così, ciao a tutti, sempre fili di storie, dalla testa ai piedi.